e nella croce del sud l'impronta vaga lasciata da uno struzzo. Lasciamo la Patagonia e veniamo alle bellezze dei nostri ambienti naturali, perché domenica prossima, il 20 maggio, sarà la grande festa delle oasi del WWF, una festa che mette in risalto e apre tutte le oasi protette del WWF, che sono tante. Dopo la raccolta fondi dell'altro anno, che ha consentito di salvare due boschi, quest'anno è aperta una nuova raccolta fondi che ha il patrocinio del segretariato sociale della RAI per salvare tre tratti importantissimi delle nostre coste, del nostro mare. Ne parliamo insieme a Isabella Pratesi, direttore delle politiche di conservazione internazionale del WWF. Ricordiamo subito l'SMS, perché tutti noi possiamo contribuire a salvare un pezzo della nostra terra, del nostro ambiente, no? Con pochissimo, mandando un SMS a che numero? 45503. Un piccolissimo gesto, una piccolissima donazione, ma per noi è fondamentale, perché senza l'aiuto di tutte le persone che ci sostengono attraverso l'SMS oppure anche attraverso gli sportelli Unicredit, non potremmo costruire questo meraviglioso quello mondo che, di quello che state costruendo, che fate un lavoro davvero incredibile. Allora, quest'anno la raccolta fondi a cosa servirà? Noi abbiamo delle immagini di un'oasi che volete realizzare in Sardegna, Scivu, in quest'area importante. Sì, è un'oasi costiera, è un'oasi costiera in Sardegna, tutta dedicata alle dune, alla macchia mediterranea, uno dei tratti più belli forse delle coste italiane, questi 8.000 chilometri di coste che abbracciano la nostra Italia, che purtroppo sono state in gran parte distrutte da cemento, asfalto. Allora, esiste un piccolo tratto di dune meraviglioso in Sardegna, dove ancora vive il cervo sardo, dove si trovano animali incredibili, il WWF lo vuole conservare per renderlo fruibile a tutti e soprattutto per le generazioni che verranno, perché certo, quello che rimane del nostro litorale va protetto. Quindi questo è uno dei vostri primi obiettivi. È il nostro Scivo. Primo obiettivo, certo. Poi in Sardegna, poi risalendo lungo la costa, passiamo dalla Puglia e anche qui abbiamo un tratto molto importante. Le Cesine. Sì, la spiaggia delle Cesine, purtroppo distrutta e rovinata da un accumulo negli anni di spazzatura, di plastica, che mette in serio rischio sia gli ecosistemi che la vita stessa degli animali. Allora vogliamo un grande aiuto per ripulire questa spiaggia e rinaturalizzarlo, e salvare queste creature. Questi chi sono? Questo è il fratino, il nostro piccolo grande uccellino, che è l'emblema della nostra festa delle oasi quest'anno. È un uccello che si riproduce proprio sulle dune italiane, viene dall'Africa, quindi affronta un lunghissimo viaggio, fa questo nidino nella sabbia e purtroppo viene distrutto sia il nido, quindi viene messa, diciamo, a repentaglio la sopravvivenza del fratino, da una cattiva gestione delle spiagge, dal cemento, dall'asfalto e soprattutto da chi pensa di poter pulire le dune, di poter rastrellare le spiagge per renderle fruibili dagli Mamma stabilimenti mia. Balneari. Ecco, ricordiamo il numero dell'SMS solidale, no? Per contribuire a questi progetti. Per aiutare il fratino, ma che tutti gli altri animali. 45503, che è importante, no? Si può sia mandare un SMS e sia telefonare dal telefono fisso e sia agli sportelli dell'Unicredit fare una piccola grande donazione. Poi c'è un altro obiettivo che dovete raggiungere con la raccolta fondi di quest'anno, che è invece nel nord, no? In Veneto, il delta del Po, questo meraviglioso ambiente umido che è uno dei più importanti di tutta Europa e l'unico purtroppo ancora si chiama non Golena Panarella, nel Golena delta Panarella del nel delta del Po, non ancora adeguatamente protetto, e noi vorremmo, sempre con l'aiuto di tutte le persone che amano la natura, ripulire, rinaturalizzare e ridare alla natura, ma anche agli italiani, questo tratto di delta che ancora non è adeguatamente protetto. Ecco, perché sappiamo come le zone umide sono tra le più fragili, no, del nostro territorio. Non solo le più fragili, ma noi negli ultimi 100 anni abbiamo perso più del 50% di stagne, lagune, paludi che si sviluppavano lungo la costa italiana. Un tempo la nostra costa era una meraviglia di boschi, di zone umide, purtroppo ce la siamo mangiata in nome di un cemento che purtroppo ha distrutto quello proprio di cui voleva vivere, distruggendo non soltanto la nostra costa ma ecosistemi importantissimi. Ecco, c'è anche un appello da fare ai nostri telespettatori, adesso che si andrà di nuovo sulle coste al mare, di lasciarle pulite, vero? Abbiamo un'immagine che ci racconta quanto degrado c'è, si trova. Quando voi prendete un'area e la ripulite, cosa trovate?
noi troviamo di tutto, troviamo una grandissima quantità di plastiche, di bossoli, perché molte di queste zone fra l'altro sono anche vittime di bracconaggio, quindi ci sono persone che aspettano là tutti gli uccelli di passo che migrano e arrivano in Italia per spararli. Quindi non solo noi ripuliamo e riportiamo allo stato naturale le nostre coste, ma le proteggiamo anche dai bracconieri. Allora ricordiamo che è in corso un SMS solidale, una raccolta fondi, una campagna che finirà il 20 maggio per sostenere i progetti sulle oasi del WWF. Quante oasi voi avete realizzato nel corso di tutti questi anni di lavoro? Allora, diciamo decenni che, di sì, lavoro. Ormai sono più di 100 le nostre oasi, però non sono nostre. Noi le consideriamo le oasi di tutte le persone che ci hanno aiutato in questi anni. Sono state molto create grazie alle donazioni di bambini, di scolaresche. Abbiamo una grandissima simpatia per questi giovani. Quindi io spero che anche quest'anno il nostro messaggio, che è dedicato a degli ambienti così importanti, alla creazione di oasi che sono soprattutto dedicate a chi ama il mare e chi ama la costa. Ecco, domenica cosa succederà per la grande festa delle oasi, appuntamento ormai tradizionale che si svolge da 19 anni? Festeggeremo in questi luoghi più belli, invitando tutti a venirci a trovare, a trovare la natura gratuitamente. Potremo visitare le oasi, fare attività di educazione ambientale, imparare a riconoscere questa natura poco conosciuta in Italia purtroppo, riconoscere i nidi del fratino, seguire le tracce di lupi e di orsi, fare tantissime cose belle alla natura e soprattutto fare in modo che chi ci ha aiutato nella creazione delle oasi venga a goderle. Molte delle nostre oasi sono spiagge libere. Questo va detto, ormai la spiaggia libera in tutta Italia è una non rarità. Non si trova più, è una rarità. È scomparsa dietro agli stabilimenti balneari. Quindi si potrà passare una bellissima giornata nella sulle natura, spiagge. Imparando a rispettarla. Esatto. Ecco, esatto. Le persone spesso quando vi vedono arrivare e circoscrivere un'area che diventa oasi hanno dei timori che quest'area divenga in qualche modo espropriata, invece non è così. Pensano che noi in qualche modo ci vogliamo appropriare di un luogo, invece noi lo vogliamo liberare per ridarlo agli italiani. Noi facciamo le oasi in modo... ricordiamo che sono aperte, sono protette. Sono aperte, sono visitabili, fruibili, non è che sono dei luoghi... Assolutamente, sono aperte, fruibili e ci sono tantissime attività di educazione ambientale, quindi svolgono anche, diciamo, un servizio proprio a tutti gli italiani. Dai ancora una volta l'SMS... 45503, 2 euro dal cellulare e anche 5 euro dal telefono fisso e anche presso gli sportelli Unicredit, quindi dateci una mano perché il mare ne ha bisogno e ne hanno bisogno i nostri. Ecco, con la raccolta dell'anno scorso siete riusciti a raggiungere i vostri obiettivi, abbiamo, vero? Sì, assolutamente, abbiamo acquistato due meravigliosi boschi che invitiamo tutti a venire a vedere nella festa delle Osi, uno alla Foce degli Arroni e gli altri in Val Predina, diciamo nelle Alpi Bergamasche. Uno in Lazio, la Foce dell'Arrone, bellissimo, e l'altro nelle Valli Bergamasca. Esatto. Bene, allora grazie Isabella Pratesi, grazie a tutti voi, grazie alle politiche di conservazione del progetto WWF. Ciao ai ragazzi della Maria Grazia Cutoli di Roma, della seconda A. Noi ci vediamo domani dopo la tappa del Giro. Buona serata a tutti.